Ci sono artisti che quando muoiono, invece di morire, rinascono. Attraverso il ricordo delle loro storie, la poesia delle immagini, la nostalgia di una nuova avventura. Uno di questi era Hugo Pratt. Quando Pratt iniziava a disegnare corto, cominciava dagli occhi. Si guardavano, si capivano. E iniziava la magia. Viaggiavano insieme, in cerca di storie, in libertà. Memoria, poesia, avventura. La sua storia è iniziata nel sud dell'Inghilterra. Era il 1914. La città era Boston, un posto umido e scuro. Il sole se ne stava nascosto fra nuvole nere, il fumo delle fabbriche, la malinconia di chi cammina a testa bassa. Un giorno, un mastro d'ascia ebbe una visione diversa. Vide un raggio di luce e la disegnò. L'ultimo giorno si svegliò e pitturò un nome, Irene di Boston. Conosco bene quel marinaio. Naufrago, pirata, gentiluomo di fortuna, avventuriero, intellettuale, esperto di esoterismo, apolide, espatriato, anarchico, sognatore. Il mio nome è Bocca Dorata. Anche se ho avuto tanti nomi distribuiti nel tempo, da quando fui relegata nelle ribollenti viscere della terra, o vagai nelle perdute infinità dello spazio siderale. Non è facile da catalogare quel marinaio, ma ci proverò.